Un luogo pensato per i piccoli ma capace di insegnare anche ai grandi. È questo il posto di Perugia che dopo 6 mesi di chiusura per difficoltà economiche torna ad offrire mostre, attività interattive e laboratori per esperimenti sui fenomeni naturali. La riapertura è stata possibile grazie all'arrivo di fondi ministeriali straordinari uniti ad un contributo regionale per la gestione del sistema Digipass. Attivo da febbraio 2020, il servizio sarà rivolto ai cittadini non autonomi nell'uso della tecnologia informatica. Saremo sempre più aperti al territorio della regione, occuperemo altri spazi che si affacciano sulla piazza e Piazza del Melo diventerà la piazza della divulgazione scientifica e tecnologica. Si ricomincia con la mostra sensoriale interattiva Un inverno bestiale, strategie animali per sopravvivere al freddo, aperta dal venerdì alla domenica dalle 15.30 alle 18.30. La nuova mostra è un viaggio nel mondo animale alla scoperta di quali sono gli adattamenti che mettono in atto gli animali appunto per sopravvivere al freddo. Per rendere ancora più attraente il post verrà anche riqualificata Piazza del Melo, che renderà l'ingresso allo spazio espositivo ancora più invitante.